Prosegue il nostro viaggio nelle redazioni dei quotidiani per mostrare il lavoro nei giornali ai tempi del coronavirus. Daniele Rotondo è andato nella sede del quotidiano del Sud. Vediamo. Pronto Marco, Stefano, ci siete? Comincia così dalla sua casa romana la riunione di redazione che Roberto Napoletano guida per realizzare l'edizione del quotidiano del Sud. I fatti della politica, della finanza e dell'economia analizzati in chiave nazionale ma sempre con lo sguardo rivolto al mezzogiorno. Il quotidiano si scrive in questo palazzo di Castro Libero in provincia di Cosenza e si stampa su queste rotative. Non è la stessa cosa, come dire, di confrontarsi in una riunione dove ci si sente, ci si vede, però aiuta a modo suo a raggiungere lo stesso obiettivo. Il punto sul nazionale lo facciamo più tardi come al solito. C'è anche un tema enorme che attiene all'economia delle persone, quindi noi dobbiamo ridurre le catombe di vite umane e dobbiamo invece a ogni costo salvare il lavoro. Direttore, la classe giornalistica italiana ha qualche colpa da farsi perdonare? Io credo che bisogna entrare dentro di più temi, ancorarli ai fatti, confrontarli, avere un qualcosa più di profondità. Ecco, questo per il resto secondo me invece è stato un grande impegno a raccontare, un grande impegno a, diciamo, veramente importante del giornalismo televisivo, ma più dei telegiornali. Invece il talk in alcuni casi è rimasto legato a una formula di polemica che non è più nello spirito di questi giorni. Negli Stati Uniti la star country Joe Duffy e il rock